Saranno 50 anni che volevo raccontarvi una storia. Un giorno successe davvero qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che probabilmente avrebbe cambiato totalmente la visione dei videogames nel mio tempo. Fu annunciato che sarebbe stato eliminato dal mercato, definitivamente non sarebbe mai stato prodotto, GTA V. Questa notizia sconvolse il mondo. Ci furono varie reazioni, gente che urlava, gente che malmenava, gente che uccideva. Finché un bel giorno, un tizio strano, mi disse: ma tu vuoi GTA V? Io gli dissi: sì, io voglio GTA V. E quello mi disse: bene, adesso però devi fare una scelta. Lo vuoi con il bene o lo vuoi con il male? Lo vuoi con la violenza o lo vuoi con la pace? Come lo vuoi questo GTA V? E naturalmente gli dissi: non lo so, a me basta averlo. Però mi costrinse a prendere una decisione. E questa è la storia che vi racconto oggi. In questi tempi funesti, difficili, è uscito GTA V. Purtroppo, come la storia ci racconterà, non uscirà mai per PC. Ma ci sono due probabili soluzioni. Puoi scegliere di ottenerlo con la via del bene, oppure con la via del male. Sta a te decidere. La via del bene è per gente valorosa, pulita nel cuore, nell'anima e nella mente. Per la gente che otterrà GTA 5 per PC, sperando, pregando, valorizzando tutto ciò che accadrà nella loro vita e cercando di fare il massimo perché il tutto si realizzi senza l'uso della forza. Invece, chi sceglierà il male sarà quella persona che vorrà ottenere tutto e subito con la forza. Non ne fregherà nulla della gente che morirà, delle stragi che compierà, del sangue che sarà sparso semplicemente per un gioco. Sta a te decidere. Scegli il bene o scegli il male. Prendi una decisione velocemente, non c'ho tutto il tempo del mondo. Scegli il bene per i dolci di cuore, per i valorosi, oppure scegli il male. La via più semplice ma più difficile, la via più intrigante e più ammazzante. Quale delle due vie scegli? La via dell'onestà o la via della bugia, la via della cura o la via della malattia, la via della non violenza o la via della violenza. Sta a te prendere una scelta. Il mio tempo ormai è scaduto. Scegli e scegli bene. Ci sentiamo presto.
Allora alla fine hai scelto la via della vita. Hai fatto bene. Devo dedicare un applauso. Complimenti. Hai scelto la via più corretta, la via della verità, la via della giustizia. Hai scelto ciò che avrebbero scelto i miei antenati, i discepoli, Gesù Cristo in terra. Ciò che avrebbe scelto il Mahatma Gandhi e tante persone che hanno combattuto, hanno vissuto per la pace. Ma torniamo a GTA 5. Il tuo più grande desiderio è poter giocare questo gioco su PC. Ebbene, non sarà solo un sogno, può essere realtà. Come devi fare? È assolutamente molto molto semplice. C'è un sito paradisiaco, un sito divino. Si chiama Change.org. Vai lì, firma. Firma per tutti noi. Firma a nome del paradiso stesso e fa sì che GTA esca anche per PC. Firma con il cuore, la mente e l'anima. Firma perché tutti noi possiamo ammirare questo magnifico gioco anche su PC. Ebbene, io ero Dio, io ero Gesù, Gesù Cristo in terra, sì, sono io. Bene, ho detto tutto. Ti ripeto, pace, giustizia, fedeltà, GTA 5 su PC. Cosa desidera? Giorno, vorrei acquistare una copia di GTA 5 per PC. Alcuni amici mi avevano detto che qua, insomma, si poteva trovare anche a buon prezzo. Ora non so bene. Ah, certo, sì, ne abbiamo ancora 5 copie, 2 per PS4 e 3 per Xbox One. No, scusi, a me non mi serve né la versione per PS4 né la versione per Xbox One. Io vorrei proprio la versione, ripeto, per PC. Mi hanno detto, e le ripeto ancora, che ce ne avevate qualcuna, quindi immagino ancora siano disponibili. No, io credo che lei stia commettendo un errore. In realtà la versione per computer non esiste. Qui ho alcuni giochi magari che le possono interessare sempre per computer. Abbiamo qui Peter Pan, cioè abbiamo Imperium, non ho altro. Sinceramente le ripeto, GTA non uscirà mai per PC, probabilmente uscirà, ma sul momento la versione per PC non esiste. No, probabilmente lei ha ragione, GTA 5 per PC non esiste, ma da questo giorno sì. Guardi, osservi questo importantissimo documento. Ah, e quindi c'è anche un documento ora per ottenere GTA 5. Certo, coglione, che è sto foglio? Scaccomatto e figo, eh? Ma chi ti credi di essere? Coglione, questo non vale nulla, vale meno della tua merda spalmata nella Nintendo. Coglione! Se per lei 300.000 firme sono poche, mi sa che lei è leggermente rincoglionita e dovrebbe andarsi a fare una visita dal medico. Forse non si rende conto che sono 300.000 persone che hanno firmato per ottenere GTA 5 su PC e lei mi sta impedendo di averlo. Coglione! Beh, forse alla fin fine potrei fare qualcosa, certo. Non è che siano tutti questi numeri, però sinceramente se davvero sono tutte queste persone che hanno firmato per averlo, potrei fare qualcosa. Aspetti un attimo che lo cerco in qua, che ho tutti i giochini. Vediamo un attimo se trovo la copia top secret. E insomma, un attimo. Eccola qua, sono 45 euro, grazie. 45 euro ha detto, ecco qua, guardi. 20, 20 e 20. Sono 60 euro, li regalo anche la mancia di 20 euro. Adesso però stia zitta e non faccia più il coglione con nessuno. Perché GTA 5 per PC è per tutti, non solo per lei. Va bene? Arrivederci. Se vuoi terminare qui il video, clicca nella parte illuminata e ti porterà all'outro. Se invece vuoi continuare il video e seguire la parte del male, clicca nella parte più scura.
parte è che il tuo obiettivo sia ottenere GTA 5 per PC, sia con la forza, sia con la violenza, sia con la cattiveria amara e zozza, come quella tua merda che si è depositata sul tuo gabinetto. È questa l'importanza, è questo ciò che devi fare, è questo ciò che devi sapere. Vai, segui i miei consigli, combatti, affronta chiunque ti si metta intorno e ti impedisca di acquistare GTA 5. Segui il consiglio del mio discepolo, fai ciò che egli ti ha ordinato, fai ciò che egli ha fatto e GTA 5 tra le mani avrai. Ci sentiamo molto presto, quando stringerai a te GTA 5. GTA 5 per PC, alcuni amici mi avevano detto che qua insomma si poteva trovare anche a buon prezzo, ora non so bene. Ah certo, sì, ne abbiamo ancora 5 copie, 2 per PS4 e 3 per Xbox One. No, scusi, a me non mi serve né la versione per PS4 né la versione per Xbox One. Io vorrei proprio la versione, ripeto, per PC. Mi hanno detto, e le ripeto ancora, che ce ne avevate qualcuna, quindi immagino ancora essere disponibili. No, io credo che lei stia commettendo un errore. In realtà la versione per computer non esiste. Insomma, qui ho alcuni giochi magari che le possono interessare sempre per computer. Abbiamo qui Peter Pan, cioè abbiamo Imperium, non ho altro. Sinceramente, le ripeto, GTA non uscirà mai per PC, o probabilmente uscirà, ma sul momento la versione per PC non esiste. Senta, non inizia a fare il cazzone con me, perché io sono una persona seria e quindi ho davvero necessità di ottenere questo gioco. Allora lei stia calma, non faccia il pazzo, perché qui finisce male, le lo dico subito subito, eh. Le ripeto, la Rockstar, l'azienda produttrice naturalmente di GTA, non ha ancora rilasciato alcuna versione per PC. A me mi dispiace, le ripeto, le posso proporre qualche altro gioco. Abbiamo Giovanna d'Arco, abbiamo Night Magic 9, Narnia al massimo, comunque giochi tutti di altissimo livello artistico. Io le ripeto, non posso farci nulla, non dipende da me, è l'azienda che ha deciso, ha fatto questa scelta, quindi non ci posso far nulla io. Ma secondo me lei è un po' rincoglionito, non so se si è drogato o cose del genere, ma io pretendo quella versione di GTA 5 per PC. Se non me la dà, faccio implodere lei e l'intero pianeta, l'ha capito? L'ha capito questo coglione? Ma lei è pazzito forse? Le ripeto, GTA 5 non uscirà mai per PC, non è colpa mia, non c'entro nulla, io non faccio implodere un cazzo di nulla. Veramente, stia calmo, per favore. Ah, questo mi conferma finalmente che sei un gran rincoglionito, un gran pezzo di merda proprio. Infatti adesso, come lei ha detto, non mi darà la copia di GTA 5 per PC, benissimo, non ci sono problemi. Guardi che cosa ho in mano, un piccolo dispositivo autoesplodivo esplodente, tra 2 secondi lei salterà in aria, quindi, beh, ci possiamo salutare, ormai è troppo tardi. Ciao, guardi, ci vediamo all'inferno, coglione! No, senti, mi scusi, la prego, togli quella cosa autoesplode, come cazzo si chiama, la tolga di mezzo, la prego, si tolga di mezzo! Thank you.
Se vuoi terminare il video e quindi andare direttamente all'outro, clicca nella parte scura del video. Invece se vuoi provare la seconda strada, ovvero la strada della luce e della verità, clicca nella parte illuminata.